Ciao, oggi prepariamo la ricetta della torta di carote senza grassi. Questi sono gli ingredienti: carote che io ho già provveduto a grattugiare, farina, fecola di patate, mandorle, zucchero semolato che io ho già separato in tre pesi, tuorli, albume d'uovo, succo di limone e buccia di limone grattugiata. Zucchero a velo per decorare, una teglia a cerniera e un foglio di carta staccante che userò in modo da evitare di mettere anche il grasso al di sotto della torta. Prima cosa prepariamo la farina di mandorle. Se volete evitare questo passaggio, in commercio esistono anche farine di mandorle già pronte. Macinare le mandorle va usato il frullatore. Lo zucchero all'interno delle mandorle evita che le stesse facciano olio. Una volta preparata la farina di mandorle, mettiamo da parte e prepariamo la teglia dove mettere la torta. Per far sì che la carta forno aderisca bene alla teglia, andiamo a bagnarla con l'acqua e strizziamola molto bene. Ok, ora prima di iniziare ad impastare il dolce, andiamo ad accendere il forno regolandolo a 180 gradi in modalità statico. In una ciotola abbastanza capiente, mettiamo i tuorli d'uovo e lo zucchero. Quindi montiamo con le fruste elettriche. Quando i tuorli hanno schiarito il colore sono pronti. Quindi andiamo ad aggiungere la farina di mandorle e anche le carote grattugiate. E giriamo con una spatola dal basso verso l'alto. Quando questi ingredienti sono amalgamati, andiamo ad aggiungere anche la buccia di limone grattugiata. Mi raccomando di usare limoni biologici e anche il succo di limone. E continuiamo a girare. Quindi andiamo a mettere anche la fecola e la farina setacciandole. Andiamo ad amalgamare anche le farine. Ok, ora mettiamo da parte un attimo l'impasto e andiamo a preparare gli albumi montati a neve. In una ciotola ben asciutta andiamo a versare gli albumi e aggiungiamo anche lo zucchero della dose. Quindi montiamo con le fruste elettriche. Quando gli albumi sono ben montati possiamo procedere. E andiamo ad aggiungere al composto un poco alla volta e girando con molta delicatezza dal basso verso l'alto. In questo dolce non è presente lievito chimico, quindi saranno gli albumi a dargli sofficità. Una volta ben amalgamati gli albumi, andiamo a versare il composto nella teglia.
La torta di carote è pronta per andare in forno. Dopo 10 minuti che l'avrete infornata, abbassate la temperatura del forno a 170 gradi. Dopo circa 40 minuti la torta di carote è cotta. Ora, una volta fredda, prima di servirla spolveratela con abbondante zucchero a velo. Grazie per aver seguito la mia ricetta, ci vediamo al prossimo dolce.